Signori, prima che inizi il video vorrei annunciarvi molto velocemente che il secondo drop della linea Omisu è disponibile nel sito ufficiale Arena, lo vedete qui nella pagina iniziale, oppure andando nella pagina collezioni speciali, linea Omisu, e trovate tutti i nuovi elementi del secondo drop. Da un fantastico costume per lei, slippino per lui, tutta la linea è stata completamente disegnata dal sottoscritto, dalla t-shirt per lei, alla t-shirt per lui, alla felpa icons per lui, felpa icons per lei, alle mitiche cuffie, fino a un fantastico zaino slash borsa da computer strafigo che io uso costantemente, che consiglio soprattutto a studenti universitari o qualsivoglia persona che utilizza un iPad o un computer. I pezzi del drop precedente sono ancora disponibili e alcuni addirittura in offerta. Vi sottolineo il fatto che questo non è uno sponsor, non è un ad pagato, questo è solo il puro orgoglio da parte mia di aver disegnato un'intera collezione a mio nome che vede ancora in futuro un ulteriore ampliamento e di tanti altri pezzi della collezione Arena al di fuori della linea Omisu. Grazie. E possiamo iniziare il video. Ciao bambini, questo è Electric Apu, accompagnato dal gentile Kichunken di quartiere. Bonjour. Kichunken, che è anche editor del canale, è un grande fan di Makoto Nijima, quindi adesso intanto lui ci dirà Cristo è Makoto Nijima, perché non tutti magari su questo canale hanno giocato e adorato Persona 5. Chi è Makoto Nijima? Makoto Nijima è la best girl di Persona 5 e chiunque non la pensa così è stupido e dovrebbe cambiare idea, e non posso dire altro perché sennò mi denunciano. Ma se non la pensate come me su questa cosa, va benissimo, ognuno ha la propria opinione, per quanto sia sbagliata. Sbagliata, cosa che tu già sai che io ho un'opinione diversa, perché la mia best girl è un'altra. Sì, è fronte girl, allora, forehead girl. Non insultare la mia Aro. Uno. Io su Aro dico quello che voglio. Stia calmo. Allora, noi abbiamo deciso questa volta di impostare il video quindi così. Cioè, basta fronzoli di editing, troppe pippe, faremo uno show più audio based, giusto? Ha senso, in cui parleremo, Kisuke sicuramente metterà grafiche carine che illustrano il personaggio di Makoto, come per esempio adesso vorrei farvi vedere quando Makoto risveglia la sua persona, un po' velocizzato per motivi di copyright, ecco che avviene. Shut your damn mouth, you money grubbing asshole! Finito, e adesso wow, lo farà vedere di nuovo, però sotto sopra. Fatto, non c'è stato. Non mi trattare come tuo schiavo. Allora, lo farò perché mi fa ridere l'idea, però non farlo. Ok, tanto ti farà sempre ridere, lo farai comunque. Quindi io, Makoto, ho preso le mie immagini di riferimento e ultimamente, siccome il mio stile vuole essere un sì anime, sì manga, ma che tenda realistico, cerco sempre di partire da modelli, o modelle letteralmente, comunque sia da immagini di riferimento vere, quindi esseri umani. In questo caso questa tipa che ti guarda un po' dall'alto, una cosa del genere. Tra l'altro vorrei precisare che l'autore di JoJo, Araki, usa un metodo simile per disegnare le pose dei suoi personaggi. Perché cioè prende le pose dei modelli. Sì, ed è bellissimo vedere questi omaccioni incredibili che posano come delle modelle. Assolutamente molto interessante. Detto questo, Kichunko, sei pregato di non parlare di JoJo quando si parla di Persona 5 anche, perché ci sono momenti e momenti. Non può essere tutto JoJo based. No, ogni momento è JoJo. Ma Persona è JoJo based. Ci sono le carte dei tarocchi, ci sono i Persona che sono degli stand. Mi sono mosso tra due file per decidere qual era il mio schizzo preferito e alla fine abbiamo scelto, e dico abbiamo perché abbiamo fatto votare il tutto nel nostro gruppo Telegram, dove ci sono altri Makoto maniaci. Come Kichunko. Stessi per dire abbiamo, perché ha collaborato Peo Colorista. Peo Colorista ha collaborato anche lui. Peo Colorista che ultimamente sta trovando una nuova linfa vitale, diciamo così. Nuova quindi gioia. A breve vi riunirete. Quindi a breve magari potremo vedere una sua nuova trasformazione. Questo non lo so, lo possiamo solo supporre. Quindi, Kichunken, sì. Makoto Nijima. Sono io. Cioè non sono Makoto non sei Nijima. Makoto. Ah, c'è da dire che posso tranquillamente dire noi, parlare al plurale, per noi Persona 5 è uno dei nostri giochi preferiti. Sì, è il mio terzo gioco preferito. Qual è il primo? Persona 3, perché c'è Yukari, giusto? Che è la tua best girl in assoluto. Sì, perché Kichunka Chuf Chuf adora Yukari, anche se è molto più piatta di qualunque altro personaggio della serie Persona. Ma ok, sono giudizi. Poi gli dice, Aru la frontona, tanto Yukari. Comunque, prego, qual è il primo? Almeno Yukari ha screen time. Comunque. Allora.
Prego, qual è il primo gioco preferito? Hollow Knight, ovviamente. Al secondo posto c'è Dark Souls 1. E poi c'è Persona 5. Io sai che sono molto combattuto ultimamente nella scelta dei miei giochi preferiti, almeno nel podio. So chi c'è nel podio, ma non riesco più a capire chi c'è in cima al podio e chi no. Allora, aspetta, fammi indovinare. Sul podio c'è Bloodborne, Persona 5 e Nioh 2. Ne hai sbagliato solo uno. Nioh 2? Hai sbagliato Nioh 2. Perché in quel podio c'è Monster Hunter in realtà. Ah, è vero. Monster Hunter World. No, perché nel video di Nioh 2 hai detto ha rischiato di diventare il mio gioco preferito, però sì, effettivamente. Anche Monster Hunter nella mia top 10, top 5, non so dove però. Perché Monster Hunter è un gioco che comunque sia, ci ritorno sempre da quando è uscito, quanti anni è che è uscito? Non ne ho idea. Comunque diversi Monster anni. Monster Hunter World in generale? Ah, World 2018, inizio 2018. Sono due anni che ci gioco almeno tre volte durante l'anno. È uno dei giochi che mi fa di più legare con le persone. Nel senso, a livello di coop non esiste gioco più divertente da giocare con gli amici per me, per il mio genere, ovviamente. Poi magari qualcuno si diverte tanto con Borderlands, Call of Duty, massimo rispetto per voi, però io personalmente quando gioco massimo a Monster rispetto Hunter, per voi. Quando gioco massimo a Monster Hunter per voi. Allora parla tu. Ok, massimo rispetto per voi, ma sappiate che la vostra opinione è sbagliata. No, non ho detto assolutamente questo, mi dissocio. La vostra opinione ha tanta validità come la mia, assolutamente. Ha tanta validità quanto quella di Peo, ma a Peo piace Aru, quindi l'opinione di Peo non vale un cazzo. Allora, qui vogliamo subito partire al primo episodio che tra l'altro ancora non ha una sigla. Adesso lo facciamo partire. Adesso Kichunken ci delizierà con la mitica sigla di questa nuova serie del Disegno Quello Che Mi Pare. Com'è che la chiamiamo? Disegno Quel Che Mi Pare Podcast? No, perché non è proprio un podcast, è più... Sì, è sempre un audio show però di 20 minuti, non sicuramente di un'ora. Talk Draw Podcast. Ah, troppo precisino, troppo gna gna gna, poi troppo basilare. Talk Draw, fantasia. Speed Talk Draw Podcast, però... No, perché Speed Talk vuol dire che parliamo velocissimo. No, Speed Draw. Va bene, comunque sì, avremmo già deciso, la sigla parte ora. Wow, che bella sigla, che sono bella stato sigla, proprio bravo. Kichunke, è stato proprio bravissimo. Dovrei lavorare per uno studio che produce anime. Sì, perché lo farei molto anime. Che è una cosa che mi ha sempre, diciamo, mi ha affascinato anche da piccolo degli anime e dei cartoni giapponesi. Cioè, ogni cosa ha una... Perché è diventato tutto nero? È finito il disegno? Ah, no, giusto, perché adesso inizia la parte del colore, signori, calma. Ah, ok. No, comunque, mi ricordo la prima volta che mi sono accorto di quanto mi fa strano l'idea che ogni singolo cartone che esce dal Giappone, bello brutto che sia, ha una sigla. È stato quando avevo tipo 7 anni, credo, ero a casa di mio nonno e su Italia 1 c'era Spider Riders. Tu lo conosci Spider Riders? No, non ho la più pallida idea di cosa sia Spider Riders. Esatto, perché era un cartone assolutamente mediocre su questi ragazzini che andavano in questo mondo parallelo e cavalcavano dei ragni. Mi pare andavano in un mondo parallelo, magari c'erano nati, non lo so. Vabbè, comunque cavalcavano dei ragni e ci combattevano. Cioè, era proprio... Sono felice di farvi vedere di quanto potete finalmente conoscere il mancato dono della sintesi di Kisuke. Prego. Praticamente era l'ennesimo cartone. E dobbiamo fare un cartone per bambini. Cosa facciamo? Boh, cavalcatori di ragni. Vabbè, e dai. Tutti sul tavolo, sì, grande, oh! Oh! Però l'hanno fatto in Giappone, quindi è... Oh! E comunque anche quel cartone lì aveva una sigla. E ti piaceva? Anche quella cantata da Giorgio Vanni. Sì, mi piaceva solo perché l'aveva fatta Giorgio Vanni. Però appunto lì per un momento non so perché mi è venuto quel singolo momento di lucidità a 7 anni in cui ho detto aspetta un attimo, sono in una stanza con i miei genitori e i miei nonni che sto guardando un cartone. Qui stavo scegliendo la luce intanto. Sto guardando un cartone su dei bambini che cavalcano dei ragni giganti per combattere con altra gente che cavalca altri ragni e c'è una canzone che parla di questi bambini che cavalcano questi ragni e i miei genitori la stanno ascoltando e sanno che io lo sto guardando, quindi mi stanno giudicando. Cosa sta succedendo nella mia vita? A 7 anni? Sì. Incredibile. C'è stato un singolo momento di lucidità. Allora, qui alla fine ho scelto, se non sbaglio, ho scelto una luce frontale dall'alto, vero? Sì, alla fine ho scelto quella. Sto lavorando molto sul colore, come già saprete, e ormai sto adottando questa tecnica che è molto metodica. Un po' non mi fa impazzire che sia così metodica, se devo essere sincero, perché uccide un po', chiamiamolo, l'estro artistico. Cioè, più una cosa è metodica e tecnica, è meno swish wash, cioè, giusto?
Sì, capisci? Wishy-washy il Pokémon. Cioè, sai quando tu sei preso bene, metti la musica giusta e inizi a dipingere, fai cose, succedono cose. Sì, o comunque metti la musica giusta e fai cose, in generale. È dettato tutto da un impulso di solito più guttural, come si dice in italiano? Interno, in natura, no? Istintivo. Istintivo, esatto. Ho capito cosa vuoi dire, ma non riesco a trovare la parola precisa. Invece, con questo metodo qui che ho studiato molto, anche grazie ai Patreon che seguo, mi fa sentire più il senso del controllo del tutto e quindi fare meno porcate con i colori. Cioè, i suoi pro e i suoi contro. Il contro, come abbiamo detto, che perdi un po' l'intuitività, l'istintività del disegno del bla bla bla, che figata, perché diventa un po' più matematico come metodo. Però più è matematico un metodo, più controllo ti dà, sia per tornare indietro che andare avanti, eccetera, eccetera. Quindi il mio metodo attuale è, prima di tutto decido a grandi linee tutte le luci, e quindi le ombre di conseguenza. Poi con il livello sopra, che è quello delle luci e delle ombre che sta su moltiplica, a chi dovesse interessare, vado a tagliare quell'ombra e a incollarla, a unirla, tipo alla pelle, quando mi dedico alla pelle, e iniziare a mischiare un po' i colori. E lì, in quel caso, quindi dopo che l'ombra è tutto decisa, inizia la fase un po' più creativa, quella di cui parlavo prima, quella un po' più guttural, quella un po' più wow 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 wisho, che è quello che sto facendo adesso con i capelli. Prendo un po' di colore di qua, un po' di là, eccetera eccetera, ma con le ombre e le luci già sovrastanti che ho già piazzato prima. Chiaro? Una domanda. Faccia la domanda. Il vento che le muove i capelli e la sciarpa, da dove arriva? C'è tipo un ventilatore? No, secondo me è all'aperto e c'è un forte vento. Ma all'aperto c'è lo sfondo rosa? Perché dietro c'è un green screen rosa, cioè. All'aperto un green screen? Ma sì, perché no? Allora, facciamo così. Se devo proprio giustificarlo, fa molto da set fotografico col ventilatorone. Lo sfondo rosa deriva sempre dal fatto che io voglio pubblicare su Instagram sempre tutti i disegni che riesco con lo sfondo rosa, perché dà uno stile a tutto il mio Instagram e poi il mio colore preferito. Inoltre, ultimamente... Ah, ti piace il rosa? Ma cosa sei, gay? Non che ci sia niente di male nell'essere gay. E non che ci sia niente di male nel farti piacere il rosa. È un colore come un altro. È semplicemente troppo associato alla femminilità e quindi magari c'è del pregiudizio, ma non per quello è un colore brutto. Non lo indosso il rosa, se non mi piace indossarlo perché penso che mi stia male, obiettivamente. Mi piace nel disegno, nelle cose grafiche mi piace. Poi nel colore da vestire magari ne apprezzo un altro. Capisci che intendo? Quindi solo nel disegno mi piace il rosa. Allora adesso, cambiando completamente argomento, che non c'entra assolutamente un cazzo con la okay. rosa. Hai presente quando ti stavamo... Hai detto, ragazzi, avete delle critiche su questo disegno? Le sopracciglia, gli occhi, i capelli... Ok, una delle cose che avrei potuto dire, ma ho scelto di non dire, è che Makoto, in teoria... ha sempre un rossetto abbastanza scuro, però non l'ho detto perché sinceramente non mi piace. E quindi ho detto ok, allora non è. Ah, davvero? Sì. Come ho fatto a non farci mai caso al rossetto vagamente scuro? Cioè, tipo, il colore che le hai dato è tipo il rossetto di Anne. In realtà io ho puntato a un color carne pulito, sinceramente. Ah, ok. Neanche rossetto. Vedete, ho pure texturizzato un po' il tutto per dare un senso di materico. Questo dovrebbe essere qualcosa che tende un po' alla pelle o al cuoio, giusto? Materico è un prodotto confezionato a Matera? No, Kichunken. La prego, se questo è il massimo della commedia che adesso riesce ad elaborare... Il pinnacolo della comicità. È il pinnacolo della comicità da parte sua, mi trovo un nuovo partner. Cioè, voglio dire, è stata una tua idea chiamare me, non te l'ho detto io. Perché pensavo che il livello di comicità sarebbe stato molto elevato. Comunque, signori, un'altra osservazione. Prego. Dong Dong's Bizarre Expansion. No, adesso lo devi far vedere. Certo, c'è un meme super stupido che non dovrebbe far ridere neanche il più idiota del mondo. Fa ridere, non lo so, che dire. Adesso posso parlare di una cosa inerente al colore e al disegno? Certo. Ok, Dong Dong. Allora. Porca troia. Dong Dong. Dong Dong. Oh, guarda che bel riflesso sull'occhio che ho messo. Madonna, che bravo che sono. Che sembra bravo. I suoi occhi sembrano quel buco nero che è stato fotografato mesi fa. È che ultimamente sto davvero lavorando molto sugli occhi, guardando gli occhi di Cushino Ovidia, quello che seguo. Che bello, dopo... mi sono immaginato, sto lavorando molto sugli occhi, poi arrivo io, non mi piacciono gli occhi. No, non mi piace. Tu l'hai detto per il taglio. Adesso questa è un'altra storia, io dico per il colore in particolare. Mi piace dare quel senso proprio sferico, materico di tutto. E in particolare degli occhi, quando mi riesce, che capisci che è una sfera, che capisci che ha una sua lucidità, mi piace tanto.
E adesso voglio parlare di quella cosa che sto cercando di dire tempo or sono. Poi vengo interrotto da ding dong 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 e anche da me stesso che vado fuori tema in un'altra tangente. Quando si disegnano le ombre, almeno questa cosa l'ho imparata recentemente, e si nota soprattutto nella fotografia, quella magari post editata, che accentua ancora di più luci, ombre e colori, c'è sempre l'ombra che tende comunque sia un colore, non è mai un'ombra che è semplicemente più scura. Quando tu vai a fare un'ombra sul tuo disegno, non prendi semplicemente color pelle un po' più scuro, cerchi di aggiungere del colore, e io personalmente lavoro con ombre che tendono al viola, fredde, come ho detto, viola. Sì, è uscito strano. Quindi ombre tendente al viola, perché mi piace quella combinazione lì di ombre. Molto spesso viene utilizzata molto di più la combinazione tendente al blu, soprattutto in campo video, ma anche in campo di fumetto, eccetera, eccetera. Quindi ombre blu. E poi c'è sempre un colore di transizione, cioè tra... Pensa a una foto, Cricket Chunkan. Fai vedere una foto. Adesso. Ovviamente farò vedere dong dong. No, no, fai vedere una foto. Voglio una foto con alto contrasto, tipo, io so, di una bambina che contro sole. E mandamela, perché io... No, 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 la trovi tu. So che puoi farlo. Tu immaginati, sai, ci sono quelle foto contro sole che si vede bene il contrasto con la luce, quindi vedi che... tipo, siamo sulla spiaggia e guardiamo il sole che tramonta, una roba... Immagina Kisuke, allora, la foto che hai trovato, immaginala. Di solito, se il sole batte forte sulla pelle, l'alone di passaggio da quella forte colore di pelle illuminato fortemente dal sole alla parte in ombra, c'è un altro colore che si chiama un colore di transizione, no? Quindi parti da colore della pelle fortemente illuminato a un colore di passaggio e poi all'ombra. Ombra che poi può essere influenzata da altre luci di riflesso, ok? Lo so che è una pipa mentale, però per il colore ci devi entrare in queste pipe mentali, perché viene tutto più figo, più realistico. Di solito la combinazione più classica che si vede sia in fotografia che in disegno è il blu con il colore di passaggio un leggero arancione. Infatti nella fotografia Kisuke ha trovato, come potete vedere, si vede sicuramente quell'alone arancione di forte luce solare. Giusto Kisuke? L'hai trovata la foto? Bene, mi fa piacere. Certo. Nel mio caso una combinazione che mi piace molto utilizzare e che sto utilizzando da poco, infatti l'ho usata adesso su Makoto perché iniziavo a essere abbastanza sicuro di utilizzarla, non l'ho usata sulle gemelle. Se metti le gemelle Kisuke adesso, pam, puoi vedere che l'alone di trasferimento, cioè il colore di trasferimento dalla luce all'ombra, è sull'arancione. Invece qui l'ho fatto rosa. Guardate sotto il collo come si vede bene. Lo vedi Cricket Chunkan sotto il collo? Sì. Come bello il passaggio dal viola al rosa alla pelle. C'è chi lo fa addirittura con il blu come ombra e il colore di passaggio è il ciano. E anche quello è molto bello. Fa anche molto Cavaliere dello Zodiaco per qualche strano motivo. Non le lo so. Ombre verdi? Allora, di combinazioni di ombre verdi non ho esempi, però sicuramente anche quelle. Il trucco è... per trovare buone combinazioni, poi ce ne sono alcune che funzionano meglio, punto, secondo me, nel senso, per quanto uno sperimenti, come questa qua del viola arancione, viola rosa, blu arancione, funzionano bene sempre, però ce ne sono altre che magari si può sperimentare. La regola di base è: dove c'è una luce calda c'è un'ombra fredda e il passaggio sarà un colore tra i due. Di solito se c'ho la luce calda il colore di passaggio sarà un colore caldo, infatti il posso mio rosa che... tende al caldo. Dimmi. Posso dire che dove c'è una luce calda c'è un'ombra fredda suona molto, molto da, molto da l'oscurità. Io capisco cose. Dalla luce nasce il buio. È ripartito il video, quindi questo video finisce qui. Cricket Chunkan. Ok. Finisce con delle fantastiche foto che Cricket Chunkan metterà sopra. Finisce con Dong. Anzi, Dong e gli Edgelord. No, fai vedere bene il disegno completo. Poi di questo disegno completo abbiamo, adesso parlo sempre plurale come se chiunque fosse un disegnatore, ho fatto anche altre due versioni, una molto grafica in bianco e nero che è quella preferita di Kisuke, che si è stampato, falla vedere Kisuke in video, facci foto vedere foto della mia camera, wow, cioè foto del disegno appoggiato sul mio letto, wow. Vedete, potete vedere ora in sovraimpressione la prima Makoto con lo sfondo rosa, molto carina. Potete scaricare e nel canale Telegram, link in descrizione, il wallpaper da desktop se volete, gratuitamente, perché è un disegno di cui vado fiero, quindi sono felicissimo di regalarlo per tale scopo. Ovviamente avrete un desktop rosa, cazzi vostri, io già ce l'ho rosa, quindi a posto. E potete vedere anche la versione abbinata delle due, quindi bianco e nero graficamente potente con la parte colorata. Ditemi, diteci signori nei commenti qual è il vostro prefe, qual è il tuo prefe? Diteci, il mio è quello che mi sono stampato, non grazie, so se si era cazzo, intuito ovviamente.
Diteci secondo voi qual è la best girl di Persona 5, così potrò dirvi che avete torto, a meno che non diciate Makoto, in quel caso avete ragione. Chiaro, anche se probabilmente la prossima che disegnerò forse ancora non sarà Haru, perché ho paura di disegnare Haru, poi farmelo uscire male, quindi mi viene la depressione. Penso che farò Kasumi. Ok. Fai vedere Kasumi in sovraimpressione. Tranquillo, l'ha già fatta vedere Atlus abbastanza, l'ha messa letteralmente ovunque. No, comunque sia, se noi stiamo parlando adesso su un qualcosa che non è più video, ma sono immagini, qualcosa dovrai mettere. Se no è solo audio. Ah, vabbè, avrò messo... Fai vedere il risveglio della persona di Kasumi, un po' velocizzato. Fatto. Adesso mettilo sotto sopra. Signori, ci vediamo al prossimo video. Fateci anche sapere se questo tipo di video lo trovate più interessante, più di compagnia. Secondo me sicuro, perché sono i video che guardo io, in cui mi fanno compagnia mentre che disegno. E mi danno anche consigli, magari. Quindi, ben venga. Comunque, aspetto un vostro feedback a riguardo nei commenti. Vi vogliamo bene. Kisuke un po' meno, perché è un po' più apatico nei confronti del essere umano, io invece sono molto aperto. Adesso appariranno dei video sulla sinistra e destra del video, non ho più la più pallida idea, sinceramente, dove appariranno, non lo so. Kisuke decide una nuova grafica per la fine dei video, grazie, a posto. Iscrivetevi, ma soprattutto cosa, Kisuke? Makoto Best Girl. No, la campanella! La campanella! Bene, ciao a tutti.